Bene, bentrovati a tutti quanti gli spettatori, gli web spettatori di TV Radicale. Questa diretta è una diretta che facciamo perché oggi avviene qualcosa di veramente molto importante nel Consiglio Comunale di Caserta e grazie ai compagni radicali di Caserta riusciamo ad assicurare questa importante diretta. Perché questa diretta? Perché oggi vi è all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Caserta, per l'ennesima volta, voglio ricordarlo, la discussione sull'anagrafe pubblica degli eletti. Siamo già collegati con i compagni di Caserta, vedo già Antonio che ci saluta, io direi di passare subito la linea a loro per farci raccontare quella che è la situazione. Prego ragazzi, a voi la linea, raccontateci quella che è la situazione. Intanto vediamo una bella immagine del Consiglio Comunale di Caserta. Vi faccio i complimenti perché siete stati veramente bravi, avete garantito non Grazie solo Roberto. un buon collegamento Allora, audio, ma anche un buon collegamento video. Prego grazie Domenico. mille Roberto. Allora, innanzitutto un saluto Fatti vedere un dall'Associazione po' Radicale come Legalità e spostati un po'. Trasparenza di Caserta e un saluto Domenico, dall'Associazione Luca Coscioni. Domenico, Dimmi Roberto, dimmi. inquadrati però quando parli, perché sennò inquadrati quando parli. Eccolo, Ok, sì. sì, un attimo che Sì, mi un attimo che mi avvicino. avvicino. Sì, ok, Allora, perfetto. mi Vai vedi? Domenico. Ok, allora Ok, dicevo, un dicevo, un saluto saluto dall'Associazione dall'Associazione Radicale Legalità Legalità e e Trasparenza e un Trasparenza e un saluto saluto dall'Associazione dall'Associazione Luca Luca Coscioni di Coscioni di Caserta. Caserta. Praticamente Praticamente oggi oggi abbiamo abbiamo lavorato un lavorato un pochettino per pochettino per trasmettere trasmettere questa questa diretta diretta del del Consiglio Consiglio Comunale di Comunale di Caserta Caserta perché perché oggi oggi al al decimo decimo punto, punto, finalmente finalmente dopo dopo tante tante problematiche, vi è in vi è in discussione discussione l'anagrafe l'anagrafe degli degli eletti. eletti. E E se se riusciamo, con riusciamo, con l'aiuto l'aiuto ovviamente ovviamente dei dei consiglieri consiglieri comunali che comunali si che si sono sono resi resi disponibili, disponibili, come come ben ben ricordati ricordati anche anche dall'intervista dall'intervista stampa stampa di di ieri, ieri, come come Barbieri e Barbieri e Antonio Di Antonio Di Lella, Lella, se se riusciamo anche riusciamo a anche a vincere vincere questa questa vertenza, vertenza, diciamo diciamo che che per per Caserta è Caserta è veramente una veramente una vittoria vittoria perché perché siamo siamo giusto giusto ad ad un un anno anno dalla dalla vertenza vertenza vinta vinta del del testamento testamento biologico. biologico. Quindi Quindi un un anno fa anno il fa il testamento testamento biologico, biologico, ora ora speriamo speriamo nell'anagrafe nell'anagrafe degli degli eletti. eletti. Praticamente Praticamente al al decimo decimo punto vi punto è vi la è la questione questione dell'anagrafe dell'anagrafe degli degli eletti, eletti. speriamo Speriamo che che la la sala sala si si riempia riempia. e E volevo volevo leggere leggere un un po' po' ciò ciò che che erano i erano i punti punti oggi oggi in in questione questione nel nel Consiglio Consiglio Comunale di Comunale di Caserta. Caserta. Al Al primo primo punto punto c'è la c'è la proroga del proroga del consigliere consigliere Andrea Andrea Giuseppe Giuseppe Mastroianni. Mastroianni. Al Al secondo secondo punto punto l'approvazione dei l'approvazione dei verbali delle verbali delle sedute sedute precedenti. Al precedenti. Al terzo terzo punto punto l'interrogazione di l'interrogazione di interpellanze. interpellanze. A A quarto quarto punto, punto, atti di atti di indirizzo per indirizzo per agevolare le agevolare le imprese che imprese che denunciano denunciano usura usura racket e racket e fenomeni fenomeni estorsivi. estorsivi. Quinto Quinto punto, punto, utilizzo utilizzo ai ai fini fini sociali sociali della della villetta, villetta di di Via Via Grassi. Grassi. Sesto Sesto punto, punto, cambio di cambio di denominazione, via denominazione, via Quercione, via Quercione, via Suor Suor Maria Maria Serafina. Serafina. Vabbè, Vabbè, tematiche tematiche un po' un po' stupide. stupide. Al sesto Però sono punto, importanti in ogni caso. Sì, Sì, vabbè, vabbè, diciamo diciamo che che c'è c'è anche di anche più di più importante. importante. Al Al sesto sesto punto, punto, cambio di cambio di denominazione denominazione di di via via Quercione, via Quercione, via Suor Suor Serafina. Serafina. Settimo Settimo punto, punto, sportello di sportello di conciliazione conciliazione presso la presso la Camera di Camera di Commercio, la Commercio, la convenzione. convenzione. Ottavo Ottavo punto, punto, adesione alla adesione alla campagna campagna referendaria referendaria per la per la ripubblicizzazione del ripubblicizzazione del servizio servizio idrico. idrico. Nono Nono punto, punto, modifica modifica dell'articolo dell'articolo 59 dello 59 dello Statuto Statuto Comunale. Comunale. Decimo Decimo punto, punto, quello che quello che interessa di interessa più di a più a noi, noi è è l'anagrafe l'anagrafe degli degli eletti. eletti. Undicesimo Undicesimo punto, punto, regolamento per il regolamento per il riconoscimento delle riconoscimento delle agevolazioni agevolazioni sui sui tributi tributi locali in locali in favore delle favore delle vittime vittime delle delle attività attività estorsive e estorsive e dell'usura. dell'usura. Dodicesimo Dodicesimo punto, punto, legge legge 382.00, 382.00, ambito ambito territoriale territoriale C7, C7, piano di piano di zona zona sociale e sociale e provvedimenti. provvedimenti. Tredicesimo Tredicesimo punto, punto, regolamento regolamento comunale sul comunale sul procedimento procedimento amministrativo. amministrativo. Quattordicesimo Quattordicesimo punto, punto, ratifica ratifica delibera delibera 92 del 92 del 30.06.2010. 30.06.2010. Vabbè, Vabbè, abbiamo abbiamo giustamente. giustamente. Sono molte Molte tematiche tematiche locali, locali, molte molte questioni, questioni, vedo vedo anche anche molte, molte, diciamo, diciamo, ordini del ordini del giorno che giorno che riguardano riguardano strade strade e e cambiamenti cambiamenti. appena Beh, questa è una cosa prorogati. che comunque significa, normalmente su questi temi vi sono sempre accordi bipartisan, quindi non dovrebbero essere approvati abbastanza velocemente. Verso che ora ritenete che sarà Speriamo. messa in discussione, ammesso che vi sia il numero legale? Questa è la seconda domanda che ti faccio. Sì, Se troverà che sia il numero legale. questa è una Questa è una paura paura che che oggi chiaramente chiaramente abbiamo, abbiamo, che non che vi non vi sia il sia il numero numero legale, legale, però però vabbè, vabbè, assisterete alla assisterete alla diretta, diretta, quindi quindi come non, come con con noi noi saprete saprete come come va a va a finire. finire.
Speriamo in un risultato positivo. Mi raccomando, positivo. Inquadrati sempre, Domenico, perché altrimenti... Dimmi, Roberto, dimmi. No, dicevo, ti ricordo che sei inquadrato in diretta, quindi resta nel campo visivo. Della ah, guerra. Ok, scusami, sì. Ecco, comunque, ti volevo chiedere, abbiamo l'altro giorno abbiamo mandato in diretta anche la conferenza stampa, no, dal Caffè Margherita, alla quale hanno partecipato il consigliere comunale Alessandro Barbieri, già capogruppo del Partito Democratico in seno al Consiglio Comunale. E ora gruppo indipendente, indipendente. Sì, adesso è nel gruppo indipendente, appunto, ma era capogruppo del PD, giusto? Sì, era, esatto. Sì. E poi anche con Antonio Di Lella, giusto? Antonio Di Lella del PDL, della consigliere comunale del PDL. Del PDL. E da parte di entrambi, diciamo che è stato un'assoluta partecipazione, consenso rispetto all'approvazione. Sì, diciamo che ciò che ci ha dato fiducia è stato proprio il fatto che, diciamo, tutti e due gli schieramenti si sono resi positivi nella votazione. Oggi ovviamente è banco di prova, però almeno dall'intervista, poi ovviamente ognuno si assumerà le proprie responsabilità in cambio di votazione in caso di votazione negativa, però dall'intervista stampa del Caffè Margherita è risultato che sia il centro-sinistra che il centro-destra è intenzionato a votare Ciliano Capriati. D'altronde come si può essere contrari? Perché come ricordai nell'intervista stampa, qui non si tratta di questioni morali e etiche, qui si tratta semplicemente di trasparenza amministrativa, e chi voterà contro poi se ne assumerà le responsabilità con i propri elettori e con la cittadinanza. Speriamo. Sì. Ecco, io vai Luca, c'è anche Luca Bove che è il segretario dell'Associazione Radicale di Caserta Legalità e Trasparenza. No, vabbè, volevo mi raccomando anche tu Luca, resta nel campo visivo della webcam, altrimenti i nostri numerosissimi web spettatori non ti vedono. Volevo semplicemente ricordare, come già l'ho fatto, che proprio la giornata di ieri è stata approvata un'anagrafe pubblica degli eletti nel Consiglio regionale della Campania. Quindi sarebbe molto bello e importante se dopo appena un giorno anche Caserta si provvedesse di questo strumento. Speriamo bene. Ma speriamo veramente bene. La sala è ancora vuota. Quindi magari... vabbè, ma ancora è presto, insomma, il Consiglio era convocato... Diciamo c'è più pubblico che consigliere. Come? Diciamo che era convocato per le 9.30 il Consiglio, giusto? Sì, sono le 10.30, quindi dopo un'ora i consiglieri presenti in sala sono molto pochi. Sono molto pochi, però speriamo insomma che... No, comunque come anche prima ti abbiamo detto, comunque anche se non c'è consiglio comunale, noi andremo per strada, faremo le nostre interviste e denunceremo ciò che è accaduto oggi in consiglio comunale, che... in consiglio comunale che dopo quasi un anno da proposta di anagrafe pubblica degli eletti, anche il consiglio comunale non si esprime in questo senso. Secondo noi è un fatto molto grave. Assolutamente molto grave. Quindi in ogni caso voi continuerete la diretta alla Caserta, perché sarà possibile ascoltare l'opinione dei cittadini rispetto... Sì. Noi tenteremo di farlo, ovviamente ci saranno dei problemi tecnici che il nostro Elio risolverà. Super Elio! Comunque, ricordiamo che Elio De Rosa è il tesoriere, giusto, dell'Associazione... Sì, il tesoriere dell'Associazione Radicale Legalità e Trasparenza. Perfetto, magari ora passo a lui il collegamento, magari ha qualcosa da aggiungere. Vai Elio. Volevo fare una domanda ad Elio. Ciao Roberto, dimmi tutto. Ciao Elio, volevo farti una domanda. Allora, io credo, la vorrei fare anche a ciascuno di voi, insomma. Credo che sia una bella soddisfazione, no? Dopo che questa è stata una delle battaglie più importanti che ha portato avanti la vostra associazione, vedere un consiglio comunale che si sta per esprimere sull'anagrafe pubblica degli eletti, che è stata una delle vostre battaglie, una delle battaglie delle vostre associazioni. Questa è una bella soddisfazione. Sì, ci fa piacere che sia una questione bipartisan e quindi non una questione, diciamo, politica portata da una parte o dall'altra, quindi è per il bene della comunità. Speriamo che sia
Caserta come comune capofila che possa essere approvata in tutta la provincia. Ricordiamo che stiamo raccogliendo firme anche a Santa Maria Vico. Ah, ottimo, veramente ottimo. Elio, pensi che riusciremo a fare la diretta anche per strada, facendo qualche intervista? Magari avete un tavolino o qualcosa su cui poggiare il computer? Sì, abbiamo il tavolino. Il problema è che è un problema elettrico, quindi quando finisce la batteria del PC non abbiamo... Vabbè. Siamo impossibilitati, però abbiamo due PC, quindi... Ma io sono sicuro che voi sarete così bravi da trovare un bar che magari vi darà l'alimentazione elettrica per una mezz'oretta, un'oretta. Vedo Antonio che sta facendo di sì con la testa, Antonio. No, ormai molti esercenti, diciamo, lungo via Mazzini ci conoscono, quindi... Sicuramente non faranno problemi per darci un po' di elettricità, diciamo. Abbiamo un ristorante di fiducia, quindi abbiamo un ristorante storico dove ha visto, diciamo, nascere l'associazione radicale e l'associazione Procoscione, quindi Soletti abbiamo Mazzini. Non si può fare pubblicità, però vorrei... No, ma in questo caso la facciamo, che ce frega, insomma, la facciamo lo stesso, perché insomma, visto che è un bar che ci aiuta, questa è una pizzeria e varie volte è stato il nostro deposito, diciamo, dei tavolini anche in questa campagna elettorale, quindi abbiamo fatto anche parecchie riunioni affamati, abbiamo parlato, quindi hanno sentito anche i nostri discorsi. Ecco, ricordiamo che chi sta parlando ora è Antonio Dal Diego, che è un giovanissimo militante radicale di Caserta. È uno dei più bellicosi, perché ricordo di averlo visto a Napoli al Gay Pride, che sfilava e orgogliosamente innalzava il vestito dell'Associazione Legalità e Trasparenza. Una domanda per te, Antonio: com'è che ti sei avvicinato ai radicali? Qual è stata la battaglia dei radicali che ti ha subito interessato, e come ti trovi a fare politica con i radicali? No, vabbè, comunque c'è, credo che comunque i radicali come associazione... Bravissimo, ok. Non ho capito? No, no, adesso vi vedo, perché insomma tenete presente che il campo visivo della webcam. No, niente, io mi sono avvicinato, molto semplicemente perché il mio segretario Domenico Letizia un anno fa, a luglio l'anno scorso, mi disse: vuoi venirmi a fare, vuoi farmi compagnia, abbiamo un banchetto e vedi se comunque ti piace, sei d'accordo? E da quel giorno, quindi, dopo un anno mi ritrovo ancora qui. Ti ha incastrato sostanzialmente. Chi ha incastrato Antonio Dal Diego? Domenico Letizia. Esattamente, diciamo, mi ha incassato, cioè non incassato, perché io comunque lo ringrazio, perché comunque cercavo, comunque volevo occuparmi di politica già da quando comunque ero più piccolo e cercavo di capire qualcosa. E quindi ho trovato Domenico, mi ha portato in questa associazione e poi sono stato uno dei fondatori, perché mi ricordo che quando venni io fu il primo giorno che ci incontrammo e facemmo un banchetto di testamento biologico. Vabbè, abbiamo fatto tantissime battaglie importanti, la prima e la più importante comunque che abbiamo vinto il testamento biologico a Caserta. E abbiamo consegnato volantini, raccolto firme, abbiamo fatto tutto quello che era impossibile, abbiamo fatto banchetti con il gazebo, che poi se tutti siamo in cerca di un nuovo gazebo, chi ce lo vuole offrire ce lo manda a Caserta, ma magari mi manda i soldi. E poi allora ricordiamo il sito, a questo proposito, dell'associazione Legalità e Trasparenza. Qual è il sito internet? www.radicalicaserta.com. c'è la possibilità di versare tramite PayPal? Non ancora. A posto, perché così faremo anche una campagna di autofinanziamento per l'associazione, no? Attraverso TV Radicale. No, noi comunque grazie all'autofinanziamento andiamo avanti, perché comunque non accettiamo soldi da altre persone, soldi pubblici, eccetera, come giusto che sia. Quindi grazie a quel 5 euro settimanale da parte di tutti quanti, chi può e chi non può, però comunque abbiamo fatto banchetti e tutto, ci siamo tesserati e quindi siamo andati avanti con le battaglie anagrafe pubblica degli eletti e testamento biologico a Santa Maria a Vico, presso a San Felice a Cancello, che è vicino Maddaloni, vicino a Santa Maria. Ciascuno iscritto all'associazione versa 5 euro a settimana? Chi può? Sì, chi può. Cerchiamo sempre. Ah, no, perché sennò la vostra iscrizione alla fine costa più di Radicali Italiani, perché sono circa 250 euro l'anno, così, eh?
No, vabbè, sì, non sempre, perché comunque io non posso. Anzi, senti Antonio, ti voglio fare una domanda e poi magari vorrei fare un'altra domanda anche a Domenico, Letizia e a Luca Bove. Sì, sono andato un attimo a comprare le sigarette. Ti devo fare una domanda. Tu sei giovanissimo, no? Hai detto che hai 16 anni. Tra i tuoi coetanei, come mai non vi è lo stesso interesse per la politica che hai te? Bellissima domanda, Robè, non lo so perché comunque dipende chi è interessato e chi non è interessato, comunque ci deve essere un interessamento di base. Io comunque grazie a Domenico Letizia mi sono avvicinato, io sono convinto che comunque se Domenico comunque non mi avesse detto fammi compagnia, non credo che io comunque mi avvicinavo così tanto, bisogna fare pubblicità e comunque ci deve essere un interessamento di base, come ho detto, perché io ero interessato dall'inizio, ho trovato che comunque i radicali mi piacciono, credo che sia la massima espressione, il partito radicale, quindi mi sono avvicinato alla Luca Coscioni prima, poi è nata la legalità e trasparenza e quindi stiamo anche lavorando per la legalità e trasparenza. Comunque ripeto, perché comunque è fondamentale un interessamento, bisogna essere interessati, quindi dall'inizio per poi comunque iniziare a fare militanza e cercare comunque di andare avanti e vincere le battaglie che qui a Caserta comunque abbiamo vinto. Ottimo. Allora, visto che è ancora lì, volevo fare a Delio una domanda e poi magari te lo passo subito. Dimmi allora. Ciao Elio, di nuovo ti saluto. Un'altra cosa che ti volevo dire, no? Tu sei un pochino oltre ad essere il tesoriere dell'Associazione Legalità e Trasparenza, sei anche lo smanettone che su internet, insomma sul computer, eccetera. Faccio quello che posso, insomma. Ecco, ti volevo chiedere questo. Non pensi che potrebbe mettersi anche sul sito Radicali Casetta, si potrebbe embeddare la chat e il video della TV Radicale, così anche i visitatori di Radicali Casetta possono stare in chat, stanno sul vostro sito, oltre che su tvradicale.it? Sì, includerò, diciamo, c'è un codice da includerne. Sì, HTML lo farò sicuramente la pagina. Noi abbiamo una nostra chat, però non è frequentatissima come la vostra. Però come la nostra, perché ormai anche voi siete parte promotrice dell'associazione. Infatti, quindi volentieri faccio questa cosa, insomma, di inserire, perché siamo parte integrante del progetto. Ripasso Antonio, che vuole dire una cosa. Sì. Roberto, niente, tu mi hai fatto quella domanda e comunque mi sono dimenticato di dire una cosa importante. Prego. Io stando al liceo, quindi mi candiderò o alla consulta oppure come rappresentante di istituto e cercare di portare comunque la cultura cosciniana nei licei, perché comunque i giovani sono quello che si devono avvicinare comunque a fare politica, comunque sono il futuro, no? Non perché io sono giovane, ma comunque così si dice, e comunque i giovani sono il futuro, e quindi cercherò di portare, chiederemo da Roma un bel po' di agenti coscioni, le distribuirò nel liceo scientifico, quindi cercherò di candidarmi alla consulta oppure al rappresentante d'istituto, e comunque potrò parlare, avrò contatti anche con tutte le scuole della provincia, perché comunque questo è il lavoro del rappresentante d'istituto, e quindi cercherò di diffondere il pensiero a tutti gli studenti. Ecco, qui sono arrivati volantini ed è arrivato anche Marco Papale, il presidente dell'associazione Luca Coscioni di Caserta. Ah, Marco, e questi Papale sono volantini, conoscere per deliberare. Ok, se c'è Marco Papale che vuole intervenire, poi continuiamo il giro degli interventi. Ricordo, un saluto Roberto, a dopo, ricordo che per chi si fosse messo solamente ora in collegamento con TV Radicale, che siamo in diretta con il Consiglio Comunale di Caserta in attesa dell'inizio della seduta del Consiglio Comunale. All'ordine del giorno, dopo numerosi punti e per l'ennesima volta, vi è la decisione, la delibera sull'anagrafe pubblica degli eletti. Intanto vedo già inquadrato Marco, giusto? Pronto? Ecco, abbiamo avuto un piccolo problema, abbiamo perso la connessione, ma la recuperiamo sicuramente subito, perché ricordiamo, tra l'altro, che è un collegamento fatto con una chiavetta. Quindi,
proviamo immediatamente a richiamare per rimetterci in collegamento. Quindi dicevo, siamo in attesa dell'inizio della seduta del Consiglio Comunale di Caserta, e al 10° punto dell'ordine del giorno vi è la delibera sull'anagrafe pubblica degli eletti. Voglio ricordare come i compagni di Caserta si siano impegnati da lungo tempo in questa battaglia, e questa volta pare proprio la volta buona. Nei giorni scorsi, due giorni fa, vi è stata una conferenza stampa a Caserta, al Caffè Margherita, alla quale hanno partecipato due consiglieri comunali, Alessandro Barbieri, già capogruppo del PD, ora nel gruppo indipendente, Antonio Di Lella, che invece è un consigliere del PDL. Da parte di entrambi vi è stata l'assicurazione che avrebbero fatto di tutto perché fosse garantita la presenza del numero legale e quindi l'approvazione di questa delibera. Vedo che ancora non ritornano in diretta i compagni di Caserta. Intanto vediamo se è possibile fare un collegamento con Salvatore Antonaci per sentire la sua opinione su questa importante giornata a Caserta. Proviamo a fare questo collegamento, che non era preannunciato, quindi può succedere di tutto, poiché siamo ancora in attesa di collegarci con Caserta perché è caduto il collegamento via Skype. E vediamo un attimo se è possibile fare questo collegamento. Siamo in attesa, non era preannunciato, niente, non è possibile. Intanto aspettiamo, che proviamo a sentire se è possibile Ida Iorio, che è una giornalista. Buongiorno. Ciao Ida, sono Roberto Mancuso, siamo in diretta su TV Radicale, ti posso disturbare un attimo? Buongiorno a tutti quanti. Se ci mandi anche il video magari, così... Sì, un attimo solo, il video, sì, un attimo solo, io non sono molto brava qui su... No, non ti preoccupare, no, io sono, intanto che tu ti prepari, cominciamo per mandarci anche il video, ti volevo dire che siamo in collegamento su tvradicale.it con il comune di Caserta. Con il comune di Caserta, dove oggi, come forse sicuramente, anzi saprai, è in discussione la delibera. Un secondo, ok, due minuti, mi chiedono di nuovo la linea da Caserta. Dicevo, la delibera sull'anagrafe pubblica degli eletti. Volevo sapere cosa ne pensi te di questa importante iniziativa. Pensi che, appunto, rendere pubblici tutti gli atti dei consigli comunali, delle istituzioni, sia una cosa importante, cioè sia affermazione del principio del conoscere per deliberare, quindi fondamento della democrazia? Diciamo trasparenza degli atti amministrativi più che altro, sì, sicuramente sì. Voglio dire che questa è stata un'iniziativa che è stata fortemente voluta anche dal consigliere regionale Nicola Caputo del Partito Democratico, che erano anni che sta, diciamo, inseguendo questo sogno particolare, quindi di istituirla. La conoscenza degli atti amministrativi penso che doveva essere, diciamo, una cosa che già da parecchio tempo doveva essere messa, ma soprattutto per far conoscere quanti più atti vengono prodotti dalle nostre amministrazioni. Ma soprattutto anche far conoscere quanto i consiglieri comunali partecipano. Quello che fanno, perché noi in fin dei conti, come elettorato passivo, noi abbiamo questa necessità di dover conoscere quello che fanno le persone che vanno lì a rappresentarci. Perché poi parliamoci chiaro, molte volte ci capita durante la nostra vita amministrativa di poter entrare in contatto con tutti gli atti amministrativi che vengono prodotti da comuni, regioni, dagli enti provinciali, regionali, comunali.
E quindi importante, per me è una cosa fatta per bene, anzi, solo che voglio capire come riesco a far entrare anche lei in conversazione. Ecco, l'ho fatto entrare io, quindi io sono un po'. Siamo. Abbiamo fatto entrare Elio, siccome io sono un po' in pezzi, ero rimasto senza collegamento video con Caserta. Collegamento video, questa è una cosa che mi risulta. La webcam c'è, no? Pronto? Ah ok. Saluto a tutti, sono Marco Papale da Caserta, sono presidente della Cossoni. Ciao Marco. Siamo qui al Consiglio Comunale. Ciao Roberto. Marco, ciao, saluto. ti volevo dire Marco, sì, che mentre poiché era caduto il collegamento, io mi sono collegato con Ilia Iorio, sì, la quale sì. È stata gentilissima e ci stava appunto dicendo quella che era la sua opinione sulla anagrafe pubblica degli eletti. Ida, sì, stavamo seguendo, sì. Appena è tornata la connessione. A Marco, scusa. Non sovrapponiamoci con le voci, ragazzi, se no non si capisce. Prego, Ilia, vuoi fare una domanda a Marco? Sì, Marco, scusami, volevo sapere, attualmente tu sei lì a Caserta? Sì, siamo in consiglio comunale qui a Caserta. Ci puoi dire cosa sta succedendo in queste ore, cioè in questi minuti, proprio che cosa in questo momento hai davanti? Guarda, siamo i consiglieri adesso stanno arrivando, nonostante il consiglio dovesse cominciare un'ora fa, circa un'ora fa. La prima convocazione. Siamo ancora in attesa della prima chiamata, non ci sono molti consiglieri per ora. Quello che noi ci auguriamo è che appunto all'ordine del giorno venga quantomeno discusso il decimo all'ordine del giorno, quello sull'anagrafe pubblica degli eletti, e ci sia una maggioranza che riesca ad approvarlo, soprattutto ad approvare il testo così come lo abbiamo proposto noi, senza modifiche. In particolare per quanto riguarda il punto sulla l'obbligo da parte dei consiglieri di pubblicare la loro dichiarazione dei redditi. Al momento i consiglieri stanno arrivando, però il Presidente ancora non ha convocato insomma la prima chiamata, il primo appello, tra virgolette. Riusciresti a trovare qualcuno a cui poter fare qualche domanda? Non so se c'è Arturo. Ci proviamo, certamente. Vado se me lo passo tra parentesi amici, quindi. Certamente. Ti lascio Elio, vado a vedere se c'è qualche consigliere che vuole intervenire. Sì. Allora, ricordiamo che siamo, per chi si fosse messo in questo momento in ascolto e visione di TV Radicale, che siamo in collegamento con il Consiglio Comunale di Caserta, dove tra poco comincerà la seduta che ha all'ordine del giorno la discussione sulla delibera che prevede l'anagrafe pubblica degli eletti appunto per il Comune di Caserta. Siamo in collegamento con i compagni di Radicali di Caserta che sono all'interno del Consiglio Comunale e hanno assicurato questo collegamento per TV Radicale, e siamo in collegamento anche con Ida Iorio, giornalista della Gazzetta del Sud di Caserta, se ricordo bene. Io lavoro per Pupia TV. Pupia TV, una web. Scusami Ida, ma purtroppo non ricordavo bene. Pupia TV, che in questo momento è stata così gentile da collegarsi con noi e appunto per fare anche qualche domanda magari a qualche consigliere comunale. Ricordiamo che è arrivato il sindaco e parecchi consiglieri, stiamo cercando di portare qualcuno al microfono. E sarebbe bello vederli in video. Andate un po' avanti voi che vediamo un po' le disponibilità. Okay, sì, c'è anche, scusami, Roberto, con chi parlava? Chi era che parlava prima? Elio De Rosa. Sì, io. Ora ci sono io, Domenico, è appena iniziato. Allora, chiudiamo un attimo il collegamento con Ida. Ida, non ti dispiace, magari ti chiamiamo dopo. Ok, va bene. È cominciato. Mandiamo il video da Caserta. Ida, chiudi il tuo collegamento? Vado, chiudo. Grazie, ci sentiamo dopo magari. Roberto, senti il consiglio? Sì, Ida, se chiudi il ok, mandami il video, Elio. Il video, Elio? Sì. Sì, subito che arriva. Un attimo, Roberto, che arriva subito. Devi chiudere tutto. Ecco, un attimo, abbiamo dovuto interrompere il collegamento per far sì che ci arrivi anche il video. Chiamata rifiutata, riproviamo.
stanno per rispondere. Un attimo solo, ricordiamo per chi si fosse messo in questo momento in collegamento con TV Radicale che siamo collegati in diretta con il Consiglio Comunale di Caserta, sì, che è appena cominciato, quindi io faccio silenzio e passo la linea ai compagni radicali di Caserta che magari Roberto, ci scriveranno quello che sta succedendo. Prego ragazzi. È iniziato il Consiglio, metto alle casse il microfono, ok? Sì. Consigliere dell'Aquila in Aula, erano presenti a questo punto. In Aula, che sta per le scarpe. Comunque non c'è, non puoi cavare. Va bene, proprio il Consiglio Comunale non si può celebrare con mancanza del numero legale. Essendo presenti solo 13 consiglieri, da questo l'ora di tolleranza è ovviamente trascorsa, consentitemi fuori verbale a questo punto di manifestare a nome di tutto il Consiglio Comunale il cordoglio per la morte del primo maresciallo Mauro Gigli e del caporal maggiore per Davide De Cicis in terra di guerra e la nostra sincera vicinanza. Grazie e buongiorno e buona ragazza. Roberto. Ecco, si è verificato quello che temevamo, giusto Elio? No, siamo già in diretta. Sì, se qualcuno vuole commentare quello che è successo, inquadrandosi magari. Pronto? Sì. Cos'è successo, siamo Elio? In diretta, pure prima. Siete in diretta. Roberto, come avrei ben capito è successo che mancano i consiglieri comunali, quindi come avrei assistito, come tutti gli spettatori avranno assistito, Caserta per l'ennesima volta si è rifiutata di discutere l'anagrafe degli eletti. Praticamente siamo qui da 3 ore per 10 minuti di consiglio comunale che non è nemmeno iniziato. Ora vedremo di intervistare qualche consigliere. Quindi è chiaro, il consiglio comunale è sospeso ed è rimandato. Sì, annullato. Ora intervisteremo qualche consigliere comunale. C'è Alessandro Barbieri con noi. Prego. Sì, e che devo dire? Purtroppo niente da fare. Salutiamo il consigliere comunale del gruppo indipendente Alessandro Barbieri, il quale vorrei un commento su questa mancata presenza del numero legale. Beh, guardi, c'è sicuramente da parte della maggioranza, non è che siamo tanti, ormai siamo diametralmente spaccati in questo Consiglio Comunale. Il Polo ha fatto venire meno il numero legale perché si è assentato all'unisono, in maggioranza mancavano 5 consiglieri comunali, quindi che dirle, non c'era neanche il numero minimo per partire oggi. Mi dispiace solamente che per l'ennesima volta, ma l'avevo detto già agli amici radicali qui di Caserta, la situazione è un po' complicata. Speriamo bene, speriamo la prossima volta. Consigliere, quando è prevista la prossima seduta? Adesso penso a settembre. Perfetto. Noi siamo sicuri, avvocato, che lei sicuramente garantirà il suo sostegno alla battaglia di questi giovani militanti che hanno così grande passione per la politica e che soprattutto si stanno battendo per l'anagrafe pubblica degli eletti, che è uno strumento di conoscenza che serve a tutti, indipendentemente dagli schieramenti politici. Ma guardi, quella già ne abbiamo parlato qualche giorno fa, penso che sia una battaglia anche di intelligenza, insomma, in questo momento di grande scollamento tra l'opinione pubblica e le istituzioni sarebbe stata una cosa intelligente farla. La cosa che mi colpisce è che questo Consiglio Comunale in realtà aveva all'ordine del giorno parecchi ordinanze, ordini del giorno, mozioni che provenivano dal Polo. Il fatto che si sia assentato all'unisono mi lascia molto perplesso, sinceramente. In fondo i consiglieri comunali dovrebbero anche iniziare a comprendere che lavorano per il popolo, non solo per i partiti. Ma certo, la questione partitica evidentemente in questo momento è molto più sentita rispetto a quelle che sono le catastrofi che ogni giorno alle quali assistiamo e che viviamo sulla nostra pelle. La ringrazio, consigliere. Ricordiamo che abbiamo parlato con Alessandro Barbieri, consigliere comunale del gruppo indipendente, quindi consigliere comunale della maggioranza. Se avete ragazzi altri interventi, altrimenti interrompiamo. Prego. Stiamo cercando altri interventi, Robè. Sì. È un po' confusionare, però
Vi lasciamo un attimo la linea e poi magari ce la riprendiamo. Sì, va bene. Allora ricordo, per chi si fosse messo in questo momento in collegamento con TV Radicale, che siamo in collegamento con il Consiglio Comunale di Caserta, che era convocato per le 9.30. Adesso sono le 10.53, si è appena conclusa la seduta del Consiglio Comunale, che di fatto non ha mai avuto inizio per mancanza del numero legale. È vero che siamo al 29 luglio, però è anche vero che diciamo, i nostri rappresentanti... Roberto, mi senti? Sì. Roberto? Sì. Sì, sta avvenendo Antonio Di Lella, si sta avvicinando, speriamo che ci rilasci un intervento. Perfetto. Ricordiamo c'è anche Antonio Dell'Aquila della Federazione della Sinistra, vedremo un po' di sentire le loro dichiarazioni. Magari, ragazzi, visto che li conoscete meglio voi, fate anche voi qualche domanda, insomma. Sì. Poi magari io ne faccio una in chiusura. Sì, Roberto, un attimo che si avvicinano, prego. Che si intrattengono nelle chiacchiere, questo lo sanno fare benissimo. No, vabbè, dai, non essere così duro. Non essere così duro. Ah, vabbè, dopo 3 ore di attesa per 10 minuti di consiglio è normale che sono duro. Cioè, questa è veramente una presa per i fondelli della città casertana. Ecco Antonio Di Lella, se ci vuole lasciare un intervento. Buongiorno Antonio. Se vuoi dire un po' la tua su come è andata oggi. Vorrei chiedere se possibile. Se diciamo possibile. Così. Potevo un attimo al consigliere Di Lella, che saluto, col quale abbiamo avuto già modo di conversare qualche giorno fa durante la conferenza stampa, vorrei fare questa domanda. Prima il consigliere Alessandro Barberi ha detto che lo ha stupito l'assenza in massa di tutti quanti i consiglieri del PDL, della PDL, no? Vorrei capire come mai questa assenza in massa dei consiglieri del centrodestra. Guarda, ma il problema è solo di carattere politico, diciamo così, di contrasti, non nel senso per quanto riguarda gli ordini dell'ordine del giorno, i punti che c'erano da discutere, ma per il semplice motivo che è una prassi che l'avvio del Consiglio deve essere garantito dalla maggioranza. Insomma, in seconda convocazione bastano 14 consiglieri su 40 per poter avviare, e allora giustamente l'opposizione aspetta che la maggioranza sia presente, almeno il numero di 14, insomma. Quindi diciamo sì, questa è una prassi che ormai, diciamo sì, è consolidata. Nel momento in cui viene praticamente riconosciuto il numero legale, si discute e si va avanti con i lavori. Purtroppo questo fatto mette... Quindi consigliere mi scusi se la interrompo, se ho capito bene, quindi i consiglieri del centrodestra c'erano ma non sono entrati in aula. Benissimo, sì, infatti, ecco, c'eravamo. Vorrei chiedere questo, quindi è una forma di ostruzionismo che voi avete posto in essere in polemica con il centrosinistra. Vorrei conoscere le ragioni, se possibile. No, come ti dicevo, è una prassi ormai consolidata il fatto che praticamente l'opposizione, adesso che sia di centro-sinistra o di centro-destra, a seconda delle situazioni, l'opposizione non garantisce mai il numero legale per l'avvio del Consiglio e aspetta che ci sia, perché altrimenti, ecco, come in questa occasione, ha messo in risalto, insomma, le sfasature, insomma, la situazione che c'è in questo momento di mancanza di unità nel centro-sinistra, che non riescono neanche ad assicurare 14 persone per poter avviare il Consiglio, insomma. E un'altra domanda, da cosa deriva secondo lei questa mancanza di unità nel centro-sinistra casertano? Ma guarda, questo è un discorso un po' che viene da lontano, insomma, ormai siamo nel quinto anno di consigliatura, quindi questa amministrazione dall'inizio ha manifestato tanti lati negativi, una mancanza di coesione, perché purtroppo quando si mettono insieme tanti, diciamo sì, cartelli elettorali, tante voci diverse, non si riesce a trovare un'unità di intenti, insomma, quindi nel corso dell'amministrazione ci sono state tante difficoltà. Adesso loro hanno una maggioranza risicatissima, praticamente diciamo che sono 21 contro 20 dell'opposizione, e quindi basta che manca una persona che non riescono ad assicurare la presenza e la votazione
degli argomenti. Bene, ringraziamo Antonio Di Lella, che sicuramente non verrà meno, sicuramente consigliere, il suo impegno per, come ci ha promesso l'altro giorno in conferenza stampa, per l'approvazione dell'anagrafe pubblica degli eletti in una delle prossime sedute. Certamente, certamente, ma l'impegno sarà sempre lo stesso. Nel anche senso perché che... abbiamo saputo, ci hanno detto i compagni di Radicali di Caserta, che lei è sempre al fianco dei radicali nella raccolta delle firme, nelle autentiche, quindi sicuramente darà anche lei il suo appoggio per l'approvazione di questo provvedimento, di questa delibera. Sicuramente, sicuramente, non c'è dubbio, perché io, quando ritengo che una battaglia sia giusta, sia nell'interesse comune, non mi sottraggo a prendermi anche le mie responsabilità, come c'è stato anche nel caso del testamento biologico, eccetera, quando io ho preso posizione tranquillamente perché ritenevo giusto farlo, insomma. Quindi diciamo che anche in futuro, quando ci saranno altri argomenti, come anche oggi c'era anche il discorso della privatizzazione dell'acqua, che è anche una cosa molto importante, eccetera, e questi sono argomenti che purtroppo non sono stati discussi, però non per colpa nostra, purtroppo per un fatto che mancava proprio la maggioranza non era presente. Perfetto, consigliere, la ringraziamo, le auguriamo una buona giornata, un buon fine settimana e anche delle buone vacanze, insomma, e l'appuntamento sicuramente sarà a settembre e speriamo in quell'occasione di poter festeggiare l'approvazione di questa importante delibera. La saluto, consigliere, e la ringraziamo per la disponibilità che ha dato a TV Radicale. Grazie a lei, grazie a lei, buone vacanze. Buone vacanze. Grazie. Ecco, Domenico, se vuoi aggiungere qualcosa... Sì, ringrazio nuovamente Antonio Di Lella, che come sempre è disponibile anche per la diretta. Speriamo adesso di acchiappare, consentimi il termine, qualche altro consigliere, perché da come ho capito hanno tutti voglia di andare al mare, in quanto anche 10 minuti non sono riusciti a stare in aula, subito se ne sono scappati. Speriamo di, come vuoi ben vedere Roberto, non so se è il caso di abbassare un po' il PC, come puoi ben vedere, come possono vedere i nostri telespettatori, che mi sembra siano 5 per il momento. No, sono 8 in questo momento, sono 8, ma i numeri per noi non sono importanti, perché tutto quello che facciamo lo registriamo e lo mettiamo sì, sul nostro infatti, sito. Infatti. E dopo ha molta lettura. Come puoi ben vedere, la sala è vuota, speriamo... Ci hanno garantito un po' la presenza di te. Scusami, Roberto, sono Luca Bove. Dai Luca, inquadrati bene però, inquadrati bene, a favore, nel campo visivo, perfetto. Ok. Abbassati un po', perfetto, vai. Volevo ricordare a te che e agli altri, comunque noi continueremo con la diretta, con le interviste per strada, quindi andremo per strada, al centro di Caserta. Perfetto, allora, se siete d'accordo, sospendiamo per il momento il collegamento, se non avete... Guarda, altro... aspetta, c'è qualcun altro? Siamo riusciti? No, va bene. Ci sta? Sì, ci sta. Roberto, 5 minuti se puoi aspettare. Magari facciamo intervenire qualche altro consigliere comunale. Perfetto, allora cosa stavi dicendo? Dimmi Roberto. Cosa stavi dicendo Luca? Allora aggiungi quello che stavi dicendo. Che continuiamo con la nostra diretta nel pomeriggio a fare interviste per strada, appunto denunciando ciò che è successo oggi al Consiglio Comunale di Caserta. Per l'ennesima volta il Consiglio e i consiglieri comunali di Caserta hanno impedito solo la discussione dell'anagrafe pubblica degli eletti. È da un anno che va avanti questa storia. Noi comunque sull'anagrafe pubblica degli eletti abbiamo raccolto quasi 100 firme che protocolleremo nei prossimi giorni in Consiglio Comunale, e a quel punto il Consiglio Comunale è obbligato a discuterlo entro 30 giorni. Quindi appena si torna dalle vacanze il Comune di Caserta sarà costretto in qualche maniera a votare, almeno a discuterla, poi magari non sarà approvata e vedremo i motivi, ma quindi sarà una pubblica degli eletti. D'accordo, Domenico, vuoi aggiungere tu qualcosa? Stiamo, Roberto, mi vedi, stiamo ancora aspettando se riusciamo ad acchiappare qualche altro consigliere comunale, perché non abbiamo ben capito da dove sono usciti. Penso ci sia una porta per evitare il linciaggio a sto punto, perché addirittura no. Ricordiamoci che siamo non violenti. Sì, ma non da parte nostra, ovviamente, da parte della cittadinanza, perché anche in passato sono successe cose un po' comiche, diciamo così. Però vedo qualcuno. Sempre io, Luca, mi sta venendo il dubbio
che i vari consiglieri comunali ci stanno evitando. Mi sta venendo i dubbi. Cioè, stiamo qui praticamente a fare la guardia alla porta di uscita. Se questa, va bene, ragazzi, io direi di far così, di sospendere il collegamento. E magari dopo, a meno che non sta venendo qualcuno, se sta venendo qualcuno, altrimenti lo chiudiamo qui, perché la notizia l'abbiamo data, i commenti del centrodestra e del centrosinistra li abbiamo dati. Se volete aggiungere qualcosa in chiusura, e poi magari ci risentiamo quando siete pronti con le interviste. Sì, Roberto, facciamo così allora. Se riusciamo ad acchiappare qualcuno, ti richiediamo la linea. Perfetto. Come chiusura, ricordo, dopo tanta attesa, 12 punti all'ordine della discussione, 14, anzi 10 minuti di consiglio comunale, perché mancano i numeri, quindi, ripetendo, hanno tutti voglia di andare al mare ed è risaltato anche questo consiglio comunale, nuovamente anche la proposta di anagrafe degli eletti. Bene, ti do la linea. Ringraziamo i compagni di Radicali Caserta, dell'Associazione Radicale di Caserta Legalità e Trasparenza. Riprendiamo la linea da Lecce e ricordo che abbiamo fatto la diretta dal Consiglio Comunale di Caserta, dove era all'ordine del giorno la discussione sulla delibera per l'anagrafe pubblica degli eletti, discussione che non ha avuto luogo nonostante ormai da tempo fosse stata rimandata e riproposta numerose volte all'ordine del giorno per la mancanza del numero legale. Abbiamo chiesto spiegazioni sia ad un esponente del centrodestra che a un esponente del centrosinistra. Potete riascoltare questo documento in modalità on demand sul nostro sito www.tvradicale.it. Liberate la scimmia che è in voi. Un saluto da Roberto Mancuso.